We're too late. Forgive us, legendary one. No, it can't end like this. Mister Miao in azione. Giorno 2. Another vision. And another grim one at that. Che novità. It's fine. Even if that does happen, I can always go back and make sure it doesn't, right? Io te lo ripeto, secondo me stai rovinando tutto facendo questo uso improprio, Sup? Not much. Cool. I detect a considerable degree of tension in the air. Chi l'avrebbe mai detto, Nagi? I don't feel anything. Yeah, me neither. Perhaps 'twas merely my imagination. No, direi di no. Never got around to responding. Where do I even start? Do I just ask if they're in the UG? And like, what do I do once I get an answer? Di unirti a lui? Especially o lei? If they say they're here. If they're on another team, I don't want to fight. Beh, mi sa che ti toccherà, ciccio. It's today's mission. What? Is that even legal? So vediamo che cos'è. Snuff out the interloper sneaking around Shibuya. Target. L'intruso? Neku. Oh. How can we recruit him if we have to fight him? Or worse, if someone else takes him out first? This is... Let me guess. Impossible. Shoka? Oh, hey, Shoki. Oh, isn't it exhausting getting so down about everything all the time? Lighten up. I'm getting depressed just looking at you. Then don't look. Oh, somebody's mad. What is it now? Are you all torn up about today's target? Hey, let me ask you something. What do the Reapers have against Neku? The whole point of this game is to find the strongest players, right? That guy's a legend. Why not turn him into a Reaper or something? That's perché non vuole esserlo. Dummy. It is? Yep. We're just having you track him down for us. I mean, it's not like you're good for anything else. And when we find him? You get your asses kicked so spectacularly that we know he's the real deal. Then we swoop in, laugh at you losers, and make him one of our own. And if he gets his ass kicked, then we just move on. He must be quite exceptional to garner such attention. Allegedly. We've got our work cut out for us if we want him to join our team. Join your team? Oh, that is rich. Even by your boneheaded standards. Actually, you know what? I think you should go for it. Really? Hell yes, you should. It'll be a riot, and I could use the entertainment. You'd actually let us do it? No takebacks or null and voids? I can't make any promises. Esatto. You'll just have to try it and find out. Or you could snivel around here like a bunch of useless babies. Up to you. Later, losers. Ciao, Shoka. Well, that was uplifting. Kinda sounded like we're screwed no matter what we do. What do you think, boss? Must you ask me? Well, it shan't do to let our rivals earn any more points. Wouldn't you agree, Lord Rindo? Beh, yeah, we gotta find him. Better a get sto a move punto, on, then. Tanto vale provarci, sicuro. O mal che vada, o si unisce a noi o la fine scappa. Like Neku, or that girl from the Ruinbringers, or Suzukichi, Kanon, Motoi. They could be anyone. Ne dubito che Kanon o Motoi siano sguallo e ti scrivano così. Comunque, Motoi ancora, però no. Scrive un po' più forbito. Trova Neku. A prescindere da tutto, dubito che quello sia Neku. Partiamo da questo presupposto. Mi sembra che la scorsa settimana abbiamo perso veramente troppe cose. Cioè, ci mancava l'obiettivo di fare il tizio, ma non abbiamo trovato le parole e mi sembra di aver mancato molto più di solo quello. L'obiettivo di oggi è trovare Neku. Dovete proprio sospirare, mi logora i nervi. Scusa, mi è venuto spontaneo, stavo solo riflettendo su dove potesse essere Neku. Magari è andato in un posto affollato per confondersi tra la gente. Non lo so, dalle parti 104 magari. Tu che ne pensi, boss? Se volessi nascondermi come un albero in una foresta, azzarderei a dire che sceglierei Central Street. Oh già, potrebbe essere anche lì. Tu, che ne dici, Tamarindo? Ci sto ancora riflettendo. Vabbè, intanto sentiamo cosa hanno da pensare questi.
questi tizi laggiù non sono dei pure art. Ho sentito dire che è una specie di leggenda. Mi chiedo solo se sia davvero così forte. Non so, se fossi lui mi nasconderei in un posto dove non dare nell'occhio. Tipo Udagawa oppure Street. O East. Vero, non sarebbe male andare a controllare lì, se solo avessimo una pista concreta. Parlavano sicuramente di Neku. Naturale che lo cerchino pure loro. Ovviamente. Lo sta cercando tutta la città. Allora... in realtà... non penso che ci sia nessuno che ci può aiutare nel mondo normale, intendo. Sai cosa, già che siamo qui, mangerei anche. È vero però, sono povero. Dobbiamo farmare un po' di dindini, mi sa. Senza Minamimoto effettivamente sta iniziando a diventare più difficile la cosa. Vediamo, bellino, gemma graziosa. Carina. Peccato che non abbiamo guadagnato abbastanza per mettere via qualche soldo di più. Mi sa che effettivamente la scorsa settimana siamo stati un po' troppo avventati con le spille. Mi sa che dobbiamo iniziare a farmare molto di più. Ehi, qualcuno l'ha trovata a Tokyo Plaza. Ah. Eh? E prima era alle parti di Cat Street, tutto torna. Allora muoviamoci. Presto sapremo che tipo è questa leggenda vivente. Tokyo Plaza. È la prima pista che abbiamo. Dovremmo dare un'occhiata o no? Non riesco a decidere. Se potessi chiedere a Swallow... ci scriviamo più o meno da quando gioco a FantaGo. Quindi significa che ci conosciamo da circa 3 anni. Mi piace perché è un tipo tranquillo e coi piedi per terra. E soprattutto mi ha dato un sacco di consigli. Finora è sempre stato onesto con me. E sono sicuro che me lo direbbe se stesse giocando al gioco. No, devo pensare a trovare Neku. Dobbiamo trovarlo al più presto. È fissato qua lui. Dove dobbiamo cercare esattamente Neku? Quei tizi parlavano di Tokyo Plaza, giusto? Invero, ma non dovremmo pendere dalle labbra di individui così svampiti. Certo. Per come la vedo io dovremmo mandare al 104 e metterlo a suo quadro. Sì, può essere un'idea. Non per fare il bastian contrario, ma Central Street mi sembra il posto migliore in cui cercare. Forse. Non so chi parla, quindi... cos'è successo a Shibuya Ikarie? Chi è? Ah, ecco. Sembra che nessun'altra squadra ci sia ancora stata. Voi idioti potreste essere i primi. Io? E adesso che succede? Non ho potuto fare a meno di notare che non hai ancora trovato Neku. Potresti darti una mossa? Lui hai già incontrato una volta, è davvero così difficile? Di questo passo i Rimbreakers lo troveranno per primi. Allora, perché non dai fastidio a loro? Whatever. E lasciarti qui tutto solo in preda al panico? Non lo farei mai. E poi ci sono già gli altri demoni che si occupano di loro. Perché siete tutti così preoccupati di dove sia Neku? Ti sembro preoccupata? Non mi importa nulla del tizio di cui ho malappena sentito parlare. Voglio solo capire perché tutti quanti sono così interessati a lui. Probabilmente perché è tipo fortissimo. Oh, ma dai, si vede che ne sei molto più di me. Allora dimmi, mister super intelligentone, è all'altezza di questa reputazione? So che è una specie di leggenda, ma voglio sapere tutti i dettagli, a meno che ovviamente tu non ne conosca. Purtroppo no, non ne abbiamo. Wow, non ci hai proprio pensato bene, vero? Vuoi chiudere il becco? Come, scusa? Abbiamo già abbastanza problemi senza le tue scocciature. Mi stai dicendo di andare via? Sì, esatto. Forse lo farò. Non sei per niente divertente quando ti arrabbi. A dopo, sfigati. Wow, l'hai proprio dato addosso. Perché? È un problema. Non ha più importanza adesso che sei andata. E ora cosa facciamo? Sei tu il capo, aspetta a te a decidere. Andiamo a Tokyo Plaza e partiamo da lì. Ma io... un giro da questa parte non lo disdegnerei, eh. Va bene, non ci andiamo, va bene. Va bene, seguiamo quello che dici tu, Tamarindo. Non controllo neanche io il gioco ormai, lo controlla lui. Strano, pensavo già sarebbe apparsa altra gente qui. Però abbiamo una persona da aiutare. Vestita in modo apparentemente diverso dagli altri. Non l'abbiamo già vista lei? O sbaglio? Esatto. Penso di sì, forse la settimana scorsa. C'è chiaramente un pensiero che lo opprime. Già, scansioniamolo e vediamo che cos'è. Il tuo social è stato aggiornato con Eiru. A proposito di social, Cariglia, porca troia, dobbiamo prenderlo. Dobbiamo sgamare come si arriva a lui. Ah, ecco, abbiamo anche questo, ci dà delle piastrine. Lui aggiunge il punto ottimale indicatore beat drop che fa ottenere un potenziamento groove maggiore. In sostanza, fermi tutti,
ci aumenta il danno che facciamo con l'attacco speciale? In ogni caso ancora, il ragazzino nuovo è il collegamento fra questi qua. Ti permette di equipaggiare una spilla extra a un tasto già assegnato. Bello, questo è un potenziamento. E probabilmente Tsutsukichi è collegato alla persona che sarà qui. Quindi, beh, Kariya mi serve, dannazione, mi serve Kariya. Ma anche lui in realtà... quasi quasi tornerei indietro a ieri e lo rifarei. Qual è il tuo problema? Che incubo, oggi tre persone diverse mi hanno chiamato signorina. Tre, il principe avrà pure lodato la mia voce, ma questo non mi fa sentire meglio. Quando mi scambio per una ragazza non lo sopporto. Hanno identificato il suo sesso. Ah, a causa della sua voce viene spesso scambiato per una ragazza. Non ne posso più. Certo, mi sono successe cose belle a causa della mia voce, ma credo che le cose brutte siano molte di più. Perché la mia voce deve essere così diversa da quella degli altri? Ehi, proviamo a fare l'imprinting. Imprinting di cosa? Qualcosa per fargli rifiutare tutte quelle idiozie, tipo non mi importa cosa pensano gli altri. Ritengo che difficilmente questo risolverebbe il problema. Non abbiamo tempo per un dibattito. Non lo so, boss. Per me ha sempre funzionato. Smetti di ascoltare cosa dicono gli altri e puff, problema risolto. Non sono d'accordo. Bisogna sfruttare le unicità di ognuno per superare le avversità. Stanno cercando la soluzione o cosa? Allora, cosa vogliamo fare? Imprinting, ovvio. Imprinting, certamente. Ehi, io e boss siamo d'accordo per una volta. Al contrario, credo che le nostre opinioni siano divergenti. Ma come? Siamo in completa sintonia. Vedetela voi due. Tra l'altro abbiamo dei simboli nuovi lì. Non vorrei, ma potrebbe essere il rinoceronte. In ogni caso, proviamo l'imprinting. Diverso e utilizza. Io la sfrutterei. Cioè, mi fido effettivamente di quello che dice Nagi. Ma anche quello che dice Fret non è male. No, devo volermi bene per come sono. Certo, la mia voce sarà un po' acuta, ma mi rende quello che sono. Devo usarlo a mio vantaggio. Sono sicuro che se avessi usato l'altra opzione avrei ottenuto un premio diverso, probabilmente. O c'era una soluzione che incastrava entrambe. La mia voce è solo mia, e se non la uso io, nessuno lo farà. Ho qualcosa che non ha nessun altro, il che non è niente male. Cavoli, mi sento stupido di essermi preoccupato così tanto. Per ora mi concentro sul mio nuovo video. È un youtuber, insomma. La rinascita della sua autostima è uno spettacolo meraviglioso. Già, vai così, amico. E complimenti a te, boss. Avevi proprio ragione. Ho solo scelto le parole che aveva più bisogno di sentire. Niente di più, niente di meno. Come se fosse semplice. E ora che questa è risolta, possiamo concentrarci sulla missione. Certo, avanti tutta. Questa era facile. 5 punti amicizia, il social è stato aggiornato. Ok, a proposito di social, sfruttiamolo subito, allora. 4 punti per questo. Ah, aspetta, il portafoglio. Bene, bene, non l'avevo letto. Più soldi, questo non è male. Aumenta il numero di simboli e rumori che puoi incontrare in un singolo incontro. Non è male, soprattutto adesso che dobbiamo sfruttare al massimo il nostro... Oh, bella la rosa. Il nostro combattimento per ottenere più spille possibili, non solo per... utilizzarle, ma anche per venderle. Direi, dicevo, di tenere da parte almeno 8 per lei. Il problema è che probabilmente c'è sia lui che Tsutsukichi di mezzo, quindi almeno una ventina di punti li dobbiamo tenere da parte per ora. Vediamo questo nuovo rumore che cos'è. Avevo ragione, era il rinoceronte, era palese. Chi non risica, vediamo. Vince una battaglia catena da 8 riduzioni, vabbè. C'è anche un trofeo per una battaglia da 20 riduzioni, se non mi ricordo male. E abbiamo ottenuto delle spille nuove. Interessante. Ci faranno proseguire facilmente? Secondo me, no. Ma guarda un po', se non sono... Aspetta, non siete varie beauties? Nessun problema, ho comunque una missione per voi. Ah, non di nuovo. No, oh, non fate così. Ormai siete grandicelli, so che potete farcela. Niente a che vedere con lo sfidare i Ruinbreakers. Dovete solo vincere una battaglia catena da 3 riduzioni in quest'area. Ah, beh, al lavoro. Ma ho appena fatto una da 9, che palle. Vabbè, 1, 2 e... Vieni qua, vieni qua, vieni qua. 3, perfetto. E siamo anche saliti di livello, non male. Però mi aspettavo molto meglio dalla spilla del vento, sincero. È sostanzialmente un grosso ventilatore sta spilla. Non fa...
Niente di che, cioè non è male perché tiene lontani i nemici. Però su zone ampie come questa, tombola raga. Le condizioni di vittoria sono state soddisfatte. Torniamo da quel demone e a digli che abbiamo stravinto. Ma io ho appena scoperto che posso vendere le spille anche all'interno. Oh, ma sono cretino io. Posso vendere le spille anche senza entrare nei negozi. Proseguiamo. Ma guarda un po', ce l'avete fatta. Facile, vero? Passate pure. Neku se la starà passando malissimo. In che senso? Voi giocatori lo state seguendo da ogni direzione. È un miracolo se arriverà stasera. Ma non dovrebbe essere forte in maniera leggendaria, tipo? Beh, forte abbastanza per distruggere voi tre, sì. Ma i Rimbreakers sono tutt'altra storia. Soprattutto se c'è Tsugumi a combattere. È stata schierata Lady Tsugumi? Già, oggi la macchina massacratrice dei Rimbreakers è a caccia. E che cavolo, manco fosse un carro armato. È come se lo fosse, se dovesse stannare Neku, non è detto che sarà ancora tutto intero quando avrà finito con lui. Oh mamma. Dobbiamo trovare Neku prima di lei e chiedergli di unirsi, sì. Kachun vampata che è un vortice di fuoco. Vediamo com'è. È una di quelle spille che devi mantenere, vero? Carina. Sai che effettivamente potrebbe non essere tanto male, eh? Soprattutto se aumentiamo il numero di persone in squadra, perché parliamoci chiaro, succederà. Se avessimo una spilla da mantenere così, una da mantenere così, una che carica con R1, tipo quella dei razzi, e eventualmente quadrato per Fred che spara o triangolo per Kirito qui che con la spada, potremmo fare delle combo che secondo me mica male. Sai cosa? Proverei a cambiare un attimo il giro di spille. E qualcuno di voi probabilmente starà dicendo: finalmente ci è arrivato. Proviamo a mettere a Nagi il triangolo, che ha più attacco rispetto a Rindo. Proviamola, secondo me ci semplifichiamo qualcosina. Ed eccoci a Cut Street, finalmente. Nuova destinazione. Aspetta, c'è un negozio. E finalmente possiamo scavalcare, wow. Questo sembra il cappello di quello che c'è in Kingdom Hearts Unchained Key. Braig, se non... No, non è Braig, com'è che si chiamava? Comunque belli, mi piacciono. Vediamo invece l'altro negozio che c'è qui, che cos'ha per me. Una spilla a forma di hot dog, che fa anche questo uno scudo. Questo è uno scudo che però fa danni pesanti a chi gli entra in contatto e li respinge. Insomma, è uno scudo pam che spinge via i nemici. Ok, beh, non è male. Ci sarà ancora, ecco, Jupiter of Monkey è ancora qui. Questo vuol dire che in questo punto hanno tolto il... Eh beh, certo, l'avevano distrutto. È vero, non c'era più il bar di Kat. Oh no. Il signor Aneko. Madonna mia, che effetto terribile. Sai cosa? Effettivamente forse dovrei combattere qualcuno. Ho sentito un rumore di un maiale o mi sbaglio? Sì, è qua. È qua. Volevi, maledetto. Maledetto a te, maiale. Mamma mia, adesso ti sfondo. Give me chance. Wow, no. Cavolo, io non mi ricordo come si combatte in questa parte. O meglio, non ho ancora capito. Ah, Dio mio, è vero. Questo è quello che dobbiamo trasformarli tutti dello stesso colore. Meno male che mi sono ricordato. Dio mio. Già stavo dicendo, che cacchio devo fare? Cosa devo fare? Mi ero dimenticato. 5000 yen. Vabbè, meglio di nulla, dai. Comunque, Nagi alla spada mi sembra un'ottima opzione. Sup? Ehi, Twister, mi fareste un favore? Abbiamo forse scelta? Che acido. È solo che non posso farvi passare vestiti così. Jupiter of Monkey. Vorrei vedervi in tiro con la tracolla karma di Jupiter of Monkey. Cioè, non dovete comprarla tutti, ovviamente. Basta uno solo di voi. Quindi, basta che uno di noi abbia quella tracolla fighissima di Jupi. Jupi? Hai appena chiamato il mio brand Jupi? Sì, non lo chiamano tutti così. Assolutamente no, che insulto. Ma che insulto, è solo perché così fa prima a dirlo. Dai, prova, Jupi. Neanche se mi paghi. Sì, come vuoi, coso. Dai, andiamo a cambiarci. Non sapevo che Jupiter of Monkey era ancora attivo. Tra l'altro è il brand preferito di Rindo, a quanto pare. Voglio dire,
Eccoci qui, Jupi. Ma perché è chiuso? Dovrebbe essere aperto adesso. Pare che ci sia qualcuno dentro. Non sembra molto felice. Scansioniamo per capire che succede. Non è lo stesso tipo che... Tra l'altro è specchiato. Tra l'altro... Guarda la scritta qua, è specchiata, neanche si sono sprecati. Modoria, ma dove sei finito? Cos'è, vuoi dirmi che ti hanno rapito? L'unica chiave del negozio ce l'hai tu. E se non torni qui, non apro più. Chiamate, messaggi, li hai tutti ignorati. Se ti rivedo, giuro che ti cambio i connotati. Ma ha parlato tutto in rima. Sta rappando fra sé... Ah, ecco. Fra sé e sé con un commesso che ha le chiavi del negozio. Dubito che ci sia allontanato molto per una semplice pausa. Sento uno strano ronzio. Ehi, qualcuno ha perso il telefono. Pensi che appartenga a Modoriyama? Ehi, guardate, un altro messaggio del suo capo. Per forza quel tizio non li sta leggendo. Cerchiamo questo Modoriyama. Non possiamo comprare niente finché il negozio resta chiuso. E io dove dovrei andare allora? Forse lui? I colori... Corrispondo. Cacchio, sono nei guai. Non posso tornare, non così. Ma se tardo ancora il capo penserà male di me. Spero che non si sia accorto di nulla. È il nostro tizio, Modoriyama, giusto? Comunque si chiami, deve tornare al lavoro subito. Il monologo calza con quello che abbiamo origliato al negozio, anche se sembra ignaro della rabbia del suo capo. Sembra preoccupato da qualcos'altro, però. Vediamo che gli prende, scansioniamolo. Va bene, scansioniamo Modoriyama. Il mio telefono è sparito, dovevo tornare al lavoro 20 minuti fa, ma non posso andarmene senza il mio telefono, che faccio? L'hai lasciato là, al lavoro. Pare sia convinto di aver smarrito il suo telefono cellulare. Quindi il telefono fuori dal negozio era proprio il suo. Poverino, è così preoccupato e non riusciva a fare niente. Magari con l'imprinting possiamo farlo tornare. Ma cosa dovremmo dirgli? Tipo telefono lasciato negozio? Ecco, ti manca il telefono ovviamente. Vediamo, rivoglio la mia vita. Il mio manager continua a chiedermi di fare gli straordinari perché abito vicino all'ufficio. Non riesco nemmeno a passare al minimarket senza incontrare qualche collega. Forse vorrei trasferirsi. Sì, potrebbe essere un'idea. Avere un lavoro sembra dura. Invero, anche una piccola dimenticanza diventa imperdonabile. Non credo che potrei sopportarlo. Nemmeno io. Beh, almeno con te è d'accordo. Ufficio. Sono d'accordo con loro, purtroppo. Purtroppo, vabbè, è la vita. Non tutti i lavori soddisfano le tue aspettative. A me piace lavorare, ma ovunque io vada finisco sempre per discutere sui capi da esporre. Direi che è ora di aprire una boutique tutta mia. Deve essere bello, lavorare da Jupi intendo. Forse sì, visto come batte la fiacca mia Modoriyama, forse no. In effetti, comunque vorrei provare a lavorare in uno di questi negozi. Ma non ha senso pensarci. Dobbiamo riuscire a tornare al PR prima di poterci preoccupare di cose del genere. Già, quindi sbrighiamoci a trovare Neku. Sì, hai ragione. Boutique, lavorare. Loro probabilmente stanno avendo dei pensieri molto giovanili, molto ragazzini. Continuo a pensare che effettivamente più si cresce più si finisce a dimenticare ciò che vuoi davvero a volte. Cioè molto spesso capita che devi solo saperti accontentare. La vedo così. Vediamo. Allora, boutique, lavorare, ufficio, lavorare, forse no, boutique, andare, forse. Vediamo se funziona. Potrei comprare un telefono nuovo alla boutique, ma non sarebbe il mio telefono, accidenti, devo darmi una regolata. Ok, no, io intendevo proprio che dovresti andare alla boutique dove lavori. Quindi vabbè, proviamo ufficio andare. Oppure boutique lavorare a sto punto. Andare in ufficio. Meglio tornare al lavoro e basta. Cercherò il mio telefono più tardi, ok. Io intendevo che la boutique era il negozio, non così dovrebbe andare. Si sta affrettando verso il negozio, proprio come volevamo. Beh, seguiamolo. Finalmente potremo comprare la tracolla karma di Jupiter of Monkey. Sperando di avere abbastanza soldi. Modoriyama, dove cacchio eri stato? Sì, finalmente aperto. È ora di comprare quella borsa e mettercela a tracolla. Così potremo oltrepassare quella barriera. Al negozio, in marcia. Yeah.
Allora, che cosa vuoi? Colpo A. Sembra carina questa. 12 secondi però, un po' tantino, eh. Allora, la borsa costa 4000. Rigenerazione 3. Ah, non male. Stile minimo 222, la madonna. Vabbè, dammela ciccio. Questo lo prendo perché è impulso metabolico, che ci aumenta l'accelerazione del calare del cibo, e per iniziare a farmare i punti potrebbe essere utile. Ah, tutto pronto. Bene, ora potremmo sicuramente passare. Torniamo ad affrontare quel demone. Ok. Oh, ti dona più di quanto pensassi. Vi promuovo a pieni voti. È questo il potere di Jupi, Jupiter of Monkey. Dillo per bene, potete andare. Ma vi avverto, fate attenzione, Neku è molto forte, eh? Bazzico a Shibuya da parecchio tempo, e ho visto con i miei occhi di cosa è capace. Buona fortuna. Grazie. Quindi lui era già presente 3 anni fa, quando Neku già giocava, eh? Comunque, la borsina è molto carina, ma per il momento dobbiamo aumentare lo stile di Nagi, soprattutto perché 53 è un pochino poco, e soprattutto questa parrucca, risonanza con il triangolo, non è male. Però lo faremo a tempo debito, per il momento non abbiamo tempo. Ed eccoci a Tokyo Plaza. Meduse. Quel rumore sembra bello tosto, che facciamo? Dipende, vedete Neku da qualche parte? Non vedo tracce di lui, nemmeno dei vari beauties per giunta. Siamo arrivati tardi, o magari non è mai stato qui. Pensiamoci dopo che avremo eliminato questo rumore. Dai, vediamo quanto sei grossa, Medusa. Ah, pensavo fosse chissà cosa, invece è una medusa normalissima. E aver cambiato Nagi con quella del triangolo è stata sicuramente un'ottima idea al momento. Perfetto. Perfetto, colpito col ghiaccio. Il problema è che le meduse rosse si replicano troppo velocemente per i miei gusti. Perfetto, beccati il ghiaccio, che siete tutte deboli. Lo sapevo che sarebbe stato utile tenere quella di ghiaccio e non quella di fuoco. Colpo di bellezza, mi aspettavo qualcosa di meglio. E non abbiamo preso neanche uno di danno. E il rumore è sistemato. Ma Neku? Non abbiamo una singola pista da seguire. Forse sarebbe saggio ricominciare dall'inizio. Dall'incrocio, cioè dall'incrocio. Potrebbe funzionare. Potremmo cercare di scucire informazioni alle altre squadre. Vale la pena di tentare, mi sa. Ciò che mai si realizzerà. È una spilla L1 carica. Ah, è uno shotgun in pratica. E infatti si chiama doppietta. E qui abbiamo un'altra missione per aiutare qualcuno. Mi ricorda un nemico di uno dei giochi di Pokémon, uno di una squadra di quelle cattive. Ragazzi, c'è qualcuno che ha problemi con i rumori. Ah, dicevi sul serio, la scansioniamo. Nagi. Com'è che si chiamano? Quelli di Sole e Luna. Sì, Nagi, tu sei d'accordo? Sono pronta a fare ciò che mi viene chiesto. Grazie, intanto scansioniamo però. Come, scusa? Solo perché sono un idol non mi posso innamorare? Che stupidaggine. Io voglio soltanto stare con lui. Perché devono essere tutti così cattivi? Wow, è un idol. Un attimo. Mi sa che la riconosco. Non è una delle Perexidol. Probabile. Vogliamo aiutarla? Sì, eliminiamo il rumore che la tormenta. Ammetto di provare molta soggezione all'idea di entrare nella mente di un idol. Ma non mi importa, alla carica! Vai. Il social network è stato aggiornato. Miss Banks. Non era quella che era... che uno dei... di quelli dei... come cacchio si chiama? Della Deep River era innamorato. Invadiamo. Livello consigliato 29. Stiamo iniziando a salire quei livelli consigliati, però. Sta musica alla Kingdom Hearts mi piace un sacco. È molto più bella questa di tutte le altre. Cioè, senza cattiveria, però sì. Allora, occupiamoci subito. Hey, not bad.
ninja! Finally done! Thanks, Maggie! E niente, le meduse si sono già duplicate. Porca di quella miseria. Non faremo mai in tempo a questa battaglia, mi sa. Te, muori tu. Anche perché ormai siamo avvelenati, quindi... perfetto. Non li becchiamo mai. Quel colpo qua di roccia è stato del tutto inutile. Quel colpo qua di roccia è stato inutile. Sicuramente prendiamo il bronzo. Minchia, ma è giallo quell'orso. Is she okay? Let's keep it up. Understood. Ecco fatto. Beccati questo. Let's keep it up. Indeed. Yes, got it. Madonna mia, ma sto orso qui ha una marea di vita e ci stanno ciucciando via la salute come se fosse un succo di frutta. Mi sa che ci muoio. Mi sa che ci muoio e dovremmo rifarla. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ah no, mi pareva strano. Chi è l'informatore A? Via da lì. Guarda, se riusciamo a farla tutta dalla distanza questa, forse via da lì. Via. Ok, pesce palla esploso. Ah, ma è vero, abbiamo anche il tempo contato. E ciao, chi ce la farà mai? Abbiamo preso troppi danni e le meduse sono troppe. Non ce la faremo mai. Ma però... No, continua a duplicarsi troppo velocemente. Si duplica troppo velocemente perché io riesca ad ucciderle tutte. Non so come cacchio abbiamo fatto, ma tanto di cappello. A parte che con così poco di vita non mi aspettavo assolutamente nulla. Kitsuke Nagi. Quei due punti mi rimarranno qui, però vabbè. Non poter uscire con nessuno è una regola stupida comunque. Kashiki e io non stiamo giocando, abbiamo intenzioni serie, ma certo parlerò con la mia manager. Goodbye. Anche questa volta il male è sconfitto. Pare che gli idol pensino allo stesso modo di noi gente comune. Ma quante persone stiamo aiutando? Sono orgogliosissimo. Già, che bravi. Però abbiamo una missione a cui tornare. Perfetto. Miss Banks, vediamo che cosa ci sblocca la Banks. Oh... Quindi lui era il punto di congiunzione fra questi qua e molto probabilmente tra poco uno di questi secondo me si collega con tutti loro. O forse è lui. O forse è lui che si collega da Minamimoto magari. Oppure uno in mezzo fra Minamimoto e lui. Eccola qua, Miss Banks aumenta il tempo quando usi invasione con Nagi. Beh, può essere utile, può essere utile. Mentre lui abbiamo detto il numero di set di spille massimo. Al momento non mi sembra così utile e se mi serve lo cambio e basta. E via, si torna all'incrocio pedonale.
un messaggio. Ehi, il mio telefono. Non ho letto, aspetta. Ehi, è il mio telefono. Chissà se è successo qualcosa. No, sembra solo un'altra notizia lampo. Un tipo a caso si è sposato con una tipa a caso. È poco rilevante per noi. Ben detto. Certo, non sono quelli che abbiamo appena aiutato che si sono appena sposati nell'arco di 10 minuti, però. Ok. E adesso che c'è? Salve, pecorelle di Shibuya. Ho una notizia rovente per voi. Una squadra ha eliminato l'obiettivo. Di già, come? A breve ci sarà la conferma pubblica dei risultati all'incrocio pedonale. Tutti i giocatori sono caldamente invitati a presenziare. Del resto, non si vede tutti i giorni tramontare una leggenda. E con questo, addio. Maledizione, e chi l'ha trovato? Tamarindo, guarda! Ecco chi. È il nostro eroe, e ce l'è di Tsugumi. No, non ditemi che lo sta per cancellarlo. Miau. Spero che sia uno scherzo. È tutto qui quello che sai fare, moccioso? Dopo tutti i guai che ci hai fatto passare, non vali neanche la metà del tempo che abbiamo sprecato per cercarti. Leggenda? Va, direi una fiabetta della buonanotte. Mi stai facendo addormentare. Sai che c'è? Lasciamo perdere, ho visto abbastanza. Ehi tu, Rimbreakers, è tutto tuo. Miau. Cosa? Non vuoi i punti per averlo sconfitto? Non è un giocatore e nemmeno un demone. È un bersaglio facile, cancellarlo non è contro le regole. Immagina che sia una specie di rumore e dagli una lezione. C'ho l'asma. No! È troppo tardi. Perdonaci, oh leggendario. No, non può finire così. Non usciremo mai dal gioco senza di lui. E chi sta arrivando ora? Eh? Va bene, possiamo riprovarci. Se riusciamo a capire dove ha lottato con Neku, possiamo tornare indietro e salvarlo.